Buongiorno a tutti. Ringrazio la Federazione Uniamo per questo invito che ho ricevuto in qualità di Ministro dell'Università e Ricerca, ma nella mia anche passata vita di medico, in quanto è un tema molto caro e che coinvolge in modo particolare comunità di persone che hanno necessità e hanno imparato ad unirsi per rispondere a problemi gravi della salute. Le malattie rare colpiscono pochi individui in termini percentuali, ma tanti complessivamente al mondo. La stima in Italia è di circa 1.200.000 persone malate di malattie rare. Molti di questi sono bambini, comunque hanno un'età inferiore ai 18 anni. L'anno che abbiamo passato è stato un anno difficilissimo per tutti, ma è molto difficile in particolare per tutti i pazienti, con fragilità, sia di carattere sanitario che di carattere psicologico. E in questo senso i pazienti affetti da malattie rare hanno sofferto ulteriormente, in quanto è indubbio che molte delle nostre energie in ambito medico, siano state concentrate sulla risoluzione del problema pandemico e deconcentrate sulla risoluzione della normale attività che svolgiamo tutti i giorni come medici. Quindi c'è un aggravamento delle condizioni che sono state riportate anche dalla Presidente Annalisa Scopinaro, e dobbiamo fare in modo che ci sia un'inversione rapida di questo trend per riportare al centro la ricerca, lo studio, la cura di queste patologie. Come Ministro della Ricerca, che è anche medico, io credo che abbiamo anche l'occasione per fare massa critica fra la ricerca svolta nei nostri laboratori in ambito biologico, in ambito informatico e nelle varie discipline con la ricerca medica propriamente detta, dando la mia totale disponibilità al Ministero della Salute in questa collaborazione. È una ricerca che sta alla base e che ha permesso di portare anche in Italia delle terapie estremamente innovative. Siamo stati i primi in Europa a trattare pazienti con terapie biologiche particolari che sono state poi diffuse in tutto il mondo. Quindi esiste la competenza, esiste anche l'applicazione di questa competenza. Dobbiamo potenziarla ulteriormente e dobbiamo potenziarla nell'ottica della ricerca responsabile che mi avete insegnato soprattutto voi di Uniamo, cioè quella ricerca che mette alla base del proprio fondamento principi etici e scienza aperta. La scienza aperta sarà nei programmi della Commissione europea e dovremo anche in Italia rafforzare questo sistema. Ma è un particolare aiuto anche nel campo delle malattie rare, dove la diffusione della conoscenza deve essere il più rapido possibile. Vi ringrazio e vi auguro un buon convegno.